La soprintendenza ai beni culturali di Agrigento ha concesso in comodato d'uso temporaneo al comune di Favara gli immobili di Via Castello che sono addossati al castello Chiaramonte. L'accordo tra i due enti è stato ufficializzato in mattinata nel Palazzo Medievale di Piazza Cavour dal sindaco Rosario Manganella e dalla soprintendente Caterina Greco. L'amministrazione comunale di Favara, dopo la relativa fase di progettazione e ristrutturazione dei locali, vuole adibirli alla fruizione pubblica con l'assegnazione alle tante associazioni giovanili che operano sul territorio. L'immobile che un tempo ospitava il Comitato dei Festeggiamenti di San Giuseppe invece accoglierà i servizi igienici pubblici, quindi il bagnotto pubblico antistante alla biblioteca comunale sembra essere destinato al pensionamento, anche se, a dire il vero, durante il suo servizio di riposo ne ha avuto abbastanza, viste le tante ingiustificabili chiusure temporanee dello stesso. L'accordo tra comune e soprintendenza prevede anche la demolizione della loggia sovrastante all'ex comitato di San Giuseppe. Si tratta di un colonnato cementizio sorto senza nessuna autorizzazione, la cui demolizione era già prevista nel progetto originario di restauro del castello. Il sindaco Manganella e la soprintendente Greco hanno parlato anche della gestione di due importanti siti archeologici di Favara, ovvero la necropoli di Contrada Stefano e la villa romana di Contrada Saraceno. I due prestigiosi siti monumentali verrebbero così gestiti dall'ente comune con l'utilizzo di proprio personale, così come avviene attualmente, ad esempio, al Castello Chiaramonte. Soluzione che consentirebbe la fruizione pubblica dei siti archeologici, ma che proprio prendendo spunto dal castello lascia qualche dubbio. Nel palazzo medievale, infatti, da diverso tempo delle infiltrazioni di acqua piovana minacciano sia la cupola della cappella che i soffitti. Da ricordare anche la chiusura del ballatoio ligneo che necessita di opere di manutenzione. In diversi si chiedono come potrà l'ente comune gestire altri siti quando non è in grado di gestire quelli che già ha in suo possesso. Dubbi a parte, al comune non mancano le risorse umane e se la riapertura di questi importanti monumenti dessero un input allo sviluppo culturale e turistico del territorio, allora ben vengano gli accordi di collaborazione. Il sindaco comunque ha sottolineato l'assenza di fondi comunali per la ristrutturazione dei locali e chiede per questo l'ausilio degli imprenditori privati. Ad ogni Si modo, tratta i di beni avere oggetto iniziato del un comodato percorso d'uso insieme al pubblici ne resteranno Comune tanti. per la valorizzazione di beni che sono nostri ma che non vengono, diciamo, utilizzati attraverso delle idonee forme di gestione che sono accordi di collaborazione, comodati d'uso e quant'altro. È un percorso che è iniziato e che riguarda tutto il complesso dei beni culturali di Favara, sia appunto i locali che sono adiacenti al Castello Chiaramontano dove siamo adesso, sia le località archeologiche più importanti del Favarese, di Contrada Saraceno e di Rocca Stefano, ma potremmo anche poi e dovremmo anzi parlare di Sciavolotta, della mia di Sciavolotta, cioè di veramente iniziare un percorso sistematico sui beni culturali del territorio. È perché il principio è sempre quello, cioè collaborare, fare rete per cercare di gestire al meglio e superare quelle criticità che ci sono nel territorio, perché noi o non abbiamo i mezzi o non abbiamo il personale per poter garantire efficienza. Allora, solo se le comunità locali, che sono, come dire, i protagonisti, no? Ciascuno è protagonista della propria storia, si prende in carico una parte di questa gestione con noi, ecco, allora si riesce a fornire un servizio più efficiente. È un accordo quello di oggi che si è ufficializzato anche con una nota che la soprintendenza ci ha inviato con la quale ci concede in comodato d'uso gratuito temporaneamente questi locali che costeggiano il nostro castello. Questo è un passo importante nella gestione più complessiva dei beni culturali della nostra città e spero diventino anche momenti di incontro, di confronto, soprattutto tra i giovani che affollano Piazza Cavour durante il fine settimana e anche dopo. E infatti il primo piano sarà utilizzato proprio per trovare questi momenti di incontro e di riflessione. Mentre al piano terra metteremo in questi locali dove c'era prima il comitato di San Giuseppe i servizi igienici.